Bentornati nella mia stanza e oggi, tipo stamattina, mi è arrivato l'ultimo pacco che aspettavo da AliExpress, ovvero l'ordine dell'11 novembre. Sapete che comunque ci sono i mega saldi l'11 novembre, quindi l'11-11. Ho ordinato qualcosina, non è molto, perché comunque non mi serviva granché, però c'erano qualche cose sfiziosette che volevo provare e prendere. Ok, cominciamo subito con le cose più piccine. Ho comprato un set di stickers, sono carinissimi, hanno tantissimi gatti e una ragazza abbastanza che mi rispecchia perché fa delle facce assurde, e quindi ho preso questi. Non mi ricordo quanto li ho pagati, probabilmente tipo 59 centesimi. Vi metterò tutti i link dei prodotti che ho comprato qua nell'info box, quindi date sempre uno sguardo perché troverete sempre qualcosa di interessante. Poi, sempre in tema carino e kawaii, ho comprato il nuovo calendario, anche quest'anno di Totoro. È fatto così però questa volta. Anche questo parte da novembre, questo è l'inizio. E poi parte da ottobre questo parte, cambia colore a seconda del mese, tipo questo mese è verde, e il mese prossimo è azzurro. Ed è un sacco carino perché poi dietro, praticamente nel mese precedente, c'è uno spazio bianco dove possiamo mettere delle note, qualcosa da ricordare in particolare. E questo rimane così, un sacco carino. Anche questo mi sembra che di averlo pagato su 3 euro qualcosa. Adesso non ricordo esattamente i prezzi perché comunque, cioè, da novembre ad adesso è passato un po' di tempo. Quindi il prossimo sono, allora, molti delle cose che ho ordinato, oddio, molte, tipo 3 o 4, erano regali per delle mie amiche, quindi comunque non li ho inclusi perché ormai gliel'ho già dati. Uno dei prossimi, sentite già il rumore, potete indovinare che cos'è? Se non l'avete indovinato, è un set di dadi per giocare a D&D o comunque giochi di ruolo. Questo è rosso, leggermente trasparente con i numeri bianchi ed è davvero carino. Ci sono anche le bolle, sono un sacco carini, però ahimè sono sfigati, perlomeno per ora sono abbastanza sfigati, quindi dovrò infonderli la fortuna che non ho, perché io non sono una persona fortunata e niente, quindi i dadi. Poi, siccome sono un amante del tè, non so tra di voi, magari ci sarà qualche amante del tè come me, ho comprato questi cosi di silicone che in teoria sono sotto bicchieri, comunque io li uso per le tazze. Se li usate calde, magari non volete rovinare dei mobili in legno o comunque anche il tavolo, è sempre una buona cosa avere questi li potete anche lanciare in lavastoviglie, comunque sono morbidi. C'è marrone, un set completo, questi mi pare di averli pagati intorno all'euro. C'è marrone, verde acido, fluo, azzurro, rosa, questo è rosa, sì, non si capisce mai rosa, verde e questo è, diciamo, un colore rosa, diciamo, chiamiamolo rosa fucsia, quasi rosso, magenta. Sempre per rimanere in tema cibo, ho ordinato quest'affare, che praticamente è un tempera verdure. Avete presente quegli spaghetti di zucchine, praticamente? Ecco, sono fatti con questo affare. Praticamente voi mettete la zucchina qua dentro, o la carota, quello che volete, e poi lo temperate come se fosse un'enorme matita, che è fantastico. Sembra anche un cappellino. Comunque, non l'ho ancora provato, però sicuramente lo utilizzerò moltissimo quest'estate con le insalate e le cose varie. Devo ancora trovare una ricetta che mi soddisfi della pasta di zucchine. Poi ho comprato una cosa di trucco che avevo visto sulla pagina di Moe Chan Pao, praticamente la recensita, ed è una BB cream di Dayun. Scusate, la mia pronuncia non è esattamente giusta probabilmente, ed è il numero 01, praticamente ci sono due colori, 01 e 02, e io ho preso quello più chiaro e mi va benissimo.
ed è carinissima, cioè la confezione è un sacco carina, non so se si vede, se magari non lo metto sul bianco, si vede, è carinissima, è piccolina, non so quanto ci sia dentro perché è scritto in giapponese e non ci sono numeri, quindi non ne ho la minima idea. È fatta così con il prodotto, io di solito la stendo con il pennello ovale, questa è una BB cream, quindi non è molto pesante, però è un sacco carina, è del mio colore di carnagione, quindi color cadavere. È un sacco carina, per 3 euro qualcosa, abbastanza accettabile. Non ho voluto guardare gli inci perché probabilmente dentro c'è qualcosa di brutto, tipo Cthulhu, quindi non l'ho guardato. Poi, sempre per, diciamo, trucco, anzi strucco, ho comprato questo dispenser per i dischetti di cotone. In teoria è per quelli rettangolari, quadrati. Io però ci ho messo quelli tondi e fatto così al tappino. Si chiude e poi si tira il dischetto come un normale dispenser. Ed è carino perché praticamente le farfalle, sia davanti che dietro, e sopra ha una rosellina un sacco carina, c'era anche trasparente però preferivo nero. Poi stiamo arrivando alla fine perché ho ordinato, comunque vi stavo dicendo, poche cose. Ho comunque ordinato un paio di calze che in teoria dovrebbero rappresentare la notte stellata di Van Gogh, e sono un sacco carine e sono anche abbastanza calducciose e sono così. Anche queste pagate intorno alle ore 50. Carinissime. Ultima cosa che non vi posso far vedere perché l'ho già attaccata alle mie spalle, non so se vedete da questo lato, scusate. Sono queste farfalline. Un sacco carine. Non so se si vedono perché sono... alcune sono bianche e alcune sono nere. E quelle bianche ovviamente sul muro bianco non risaltano molto. Infatti stavo pensando di mettere dietro le ali bianche un pezzetto di carta colorata, così si vedrebbero, perché comunque quelle si vedono, però quelle bianche diciamo di no. E niente, questo è tutto, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere se voi avete comprato qualcosa da AliExpress, tipo cosa, se avete trovato occasioni imperdibili, e fatemelo sapere con un commento qua sotto, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!